Allora, quando si dice che una vittoria deve venire a tutti i costi, la si cerca, la si ottiene con orgoglio, con fiducia, con determinazione. 3-0 sembrava ormai che la pratica fosse archiviata, almeno in parte per loro. Poi ci pensa Vattoni, ci pensa Mannella, dalla panchina Screpant. Abbiamo un po' partecipato tutti. Iniziamo da chi veramente non se l'aspettava. Ha lanciato il pallone, la palla che si è infilata sotto il 7, Mannella. Sì, diciamo che non avevo capito che loro erano in 5, quindi anzi stavo, chiam stavo chiamando la mia difesa per, per, per tornare. Poi ho avuto la palla tra le mani, chi mi chiamava a destra, chi mi chiamava a sinistra, ho tirato e alla fine la palla è andata da dentro, ma pensavo invece fosse andata oltre la traversa. Quindi è andata bene, ho fatto il mio primo gol in Serie C. Allora, invece ci trasferiamo con Vattone che con due fiondate... Gol fotocopia nel primo tempo ha praticamente ridato veramente fiducia carica all'Eagles. Non perché l'Eagles l'avesse persa, forse mancava la scintilla. Sì, diciamo che dopo che vedre il gol sotto o reagisci subito oppure ti stabilizzi su quel risultato e non, non la riprendi più. Noi, fortunatamente, abbiamo avuto la forza di, di riprendere la partita. Ognuna di noi si è caricata. Si è caricata il peso sulle spalle. E... E abbiamo ribaltato il risultato da 3 a 0 a 4 a 3. Allora, Fattore, però non è, non è una storia adesso che va avanti da, qualche, da una o due giornate. Questa aveva nascosta una carica eh, l'Eagles che non, non metteva in campo. Da un po' di tempo sembra veramente cambiata. Sembra un'altra stagione, anzi, anche se ormai questa sta per svolgere al termine. Sì, diciamo che abbiamo formato col tempo un gruppo che forse mancava precedentemente, quindi noi spogliatori siamo più tranquilli, ci sosteniamo a vicenda e cioè, essendoci gioco di squadra poi vengono anche le vittorie. Allora Manella, dalla porta non c'è stato solo il gol, molti gli interventi, qualcuno veramente, come noi utilizziamo dire, veramente provvidenziale. La settimana scorsa, nell'ultimo turno, non c'eri, qualcuno ti ha sostituito, però ti ha sostituito anche greggiamente, dai degli ottimi insegnamenti. Sì, sì, sì la scorsa settimana non c'ero per motivi personali, però chi mi ha sostituito è stata all'altezza, considerando che non ha mai giocato in porta, che fa il, fa il centrale, fa un po' il laterale, quindi è andata bene. Sì, oggi ero su tutti i palloni, anche quelli fuori prendevo, quindi oggi mi ha fatto bene. Un po' di aria calabrese. No? <ride> allora, invece con eh, Screpante, capo cat catapultato proprio in, in panchina, dopo a seguire le vicende delle formazioni giovanili, della prima squadra maschile, anche quelle femmine, ti sei dovuto far carico di questa nuova avventura. Un ritorno perché il calcio a 5 femminile è stata la mia prima panchina nel, nel calcio a 5, quindi sono stato ben contento di venire a dare una mano a, alla squadra. Ho trovato un, un ottimo gruppo e mi domandavo vedendo queste partite da fuori come mai queste ragazze con questo potenziale eh, avessero questa classifica. E non so se ho fatto qualcosa di particolare, so soltanto che queste ragazze meritano di rimanere in Serie C dalla porta principale, non devono fare play out, non devono fare nulla, perché sono bravissime, hanno un cuore e un orgoglio enorme, cuore Igor Sabrilia, quello che crea la nostra famiglia. Ecco, da qui fino alla fine del campionato, che cosa servirà? Soltanto scendere in campo ogni sabato, ad ogni partita, in ogni momento, con lo spirito del, del dopo del 3-0. Questa è la reazione delle ragazze. Oggi mancava anche Manuela Terga, un altro attaccante importante per noi. Le ragazze non hanno fatto sentire la mancanza di nessuno, né sabato passato a Betralla, né stasera eh, la mancanza di Manuela. Significa che tutte quante lottano su tutti i palloni. Questo serve spirito di gruppo e abnegazione per la maglia che indossano. Fino all'ultimo minuto di questo campionato venderemo cara la pelle.